Ma quanto è bello girare in bici? Eh sì, siamo in partenza. Abbiamo pochi giorni a disposizione e abbiamo deciso di andare al mare. Il posto più vicino a noi è Sottomarina di Chioggia. Ma non è soltanto una questione di vicinanza. Fuori stagione, Sottomarina e Chioggia sono due perle da scoprire. Sono veramente meravigliose. E ovviamente c'è incidente, quindi si torna sulle statali. Ma in ogni caso le nostre tangenziali gardesane sono più belle dell'autostrada. Alla fine anche sulla tangenziale c'è coda, quindi siamo scesi a Peschiera. Hanno installato la ruota panoramica a Peschiera. Ma dai. Se non fosse per l'incidente sull'autostrada si potrebbe dire: ma quante belle strade che ho visto oggi! Abbiamo guadagnato l'autostrada, ma dobbiamo capire se è una notizia buona o... Più che il traffico, a me sembra assembramento, forse sarebbe il caso di mettersi la mascherina. Siamo nella strada dei vivai, però anche qua traffico. Siamo davanti al fiume Brenta, dai, vi porteremo alla foce questi giorni. Buongiorno, come sapete siamo a Chioggia, abbiamo dormito in un'area sosta anche perché altre sistemazioni non è che ci sono, ma anche perché abbiamo bisogno di parecchia corrente perché dobbiamo lavorare e non siamo ancora attrezzati con le batterie. E a questo punto facciamo un giro delle aree sosta e parcheggi, almeno quelli che conosciamo noi, partendo dalla diga di Sottomarina. Muoviamoci alla bersagliera. E qui vicino alla diga abbiamo anche un paio di campeggi, ma ovviamente campeggi prima di Pasqua non aprono assolutamente. Mi sono fermato un istante perché la marina di Sottomarina veramente merita. Qui è pieno delle ciclabili, non dovete mica preoccuparvi dove andare con la bici. E ora stiamo arrivando nell'area sosta dove sostiamo in realtà, da Padoan. I prezzi in questo periodo sono 18 euro durante la settimana, okay, a 24 ore, compresa la corrente, il carico e lo scarico. Mentre nel weekend, la notte tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica, si pagano 20 euro in questo periodo. Ora facciamo un giro in bici e poi vediamo i servizi. Qui abbiamo i lavatoi con posti specifici per pulire il pesce. E come si fa a non avere i posti specifici per pulire il pesce a Chioggia e Sottomarina? E qui troviamo le docce e i bagni. E qui abbiamo Charlie. E qui abbiamo altre docce e i bagni. Mentre da questa parte abbiamo camper service.
appena fuori da Padoan, una volta si poteva parcheggiare, ma ora non sono più sicuro perché hanno indicato soltanto la macchina e tutti i posti per parcheggiare sono stati praticamente tagliati a metà, inserendo il verde. Sembra proprio un segnale, non venite in camper. Ma sembra che fuori stagione viene tollerato. Accanto a Padoan abbiamo un'altra area sosta, si chiama Due Palme, però da quello che abbiamo visto ieri sera è chiusa. Sinceramente non l'abbiamo mai vista chiusa. Quest'area sosta ha addirittura la spiaggia riservata. Ma in ogni caso, subito fuori da Padoan, a due passi da qui, c'è ingresso della spiaggia libera. Ma per chi vuole la spiaggia attrezzata, da qua in avanti per chilometri sono tutti bagni, con parcheggio, ma non per il camper. Quando siamo passati il giorno dopo, l'area sosta era aperta. E comunque alla reception ci hanno detto che fino al 1° di aprile i prezzi durante la settimana sono 18 euro e durante fine settimana, cioè venerdì, sabato e domenica, sono 20 euro. Dal 1° di aprile si vedrà. Da questa parte abbiamo i bagni, mentre qua il camper service. A questo punto torniamo giorno prima. Ma ora ci spostiamo da Sottomarina a Chioggia per vedere l'area sosta comunale appunto di Chioggia. Ora siamo sul territorio neutrale, o almeno così lo pensiamo, perché siamo tra Chioggia e Sottomarina, praticamente Isola dell'Unione. Ma perché ci siamo fermati qua? Se qualcuno si ricorda che una volta qua era consentito parcheggiare camper e van, vi dobbiamo dire che non lo è più da anni. Andava detto e l'abbiamo fatto. E siamo quasi arrivati. E se non riuscite a trovare l'area sosta di Chioggia, basta che cercate Camposanto. Scherzi a parte, le indicazioni ci sono. Allora, l'area sosta Chioggia è stata realizzata nella fermata dei Pullman. In realtà, anche prima qui si poteva sostare con il camper. Però adesso no, tutto questo parcheggio è proibito per i camper, mentre è possibile sostare soltanto nell'area sosta. Area sosta di per sé non costa tanto, 6 euro al giorno, ma si paga tutto il resto. Scarico è 5 euro, 100 litri d'acqua 3 euro e 1 kW 60 centesimi. Ma non è sufficiente soltanto pagare, dovete fare la tessera e caricarla. Ovviamente per caricarla dovete prima calcolare quanto andrete a spendere. Beh, sicuramente un'area sosta ci voleva, però potevano farla un pochettino meno complicata. Ma dall'altra parte avete tutti smartphone con una calcolatrice, quindi vai! Ma quant'è bello girare in bici? E ora ci teletrasportiamo di nuovo a Sottomarina. Ed eccoci a Sottomarina! Come abbiamo detto, ci sono chilometri e chilometri di bagni, che però in questo periodo non sono altro che cumuli di sabbia. Però sia nella stagione che fuori stagione ci sono degli accessi liberi alle spiagge direttamente dalla strada. Però è bellissimo girare in maniche corte nel mese di marzo. Ormai si vedono anche donne con le gonne e i uomini sempre sottotono. E siamo arrivati al parcheggio Arena. Qui, come vedete, è consentito, assolutamente consentito, parcheggiare i vostri mezzi. Ma ovviamente qui non avete nessun tipo di servizio. Allora, se vi interessa quanto costa, 1,50 euro all'ora, da lunedì a venerdì 7,50 euro al giorno e sabato e domenica 9 euro al giorno. Siamo in via Tirreno e si può pagare sia con le monete che con la carta di credito. E siamo arrivati alla foce del Brenta.
dopo una bella pedalata siamo arrivati alla Foce del Brenta e ci prendiamo un meritatissimo caffè. In questo video volevamo darvi qualche informazione utile, ma anche portarvi a fare un giro virtuale in bici, perché ci piace portarvi sempre con noi. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un like e come sempre iscrivetevi al canale, per voi è gratis e per noi è importante. Per qualsiasi informazione potete scriverci nei commenti oppure venite a trovarci sulla nostra pagina Instagram. A presto! Ciao!